Il casco viejo di Panama è in fermento fin dalla notte. La piazza sotto l'artistica sagoma di Santa Maria l'Antigua si prepara a vivere un evento storico. Lo spazio è poco, c'è chi è arrivato qui persino alle 5 di stamattina per prendersi la prima fila e vedere così da vicino Papa Francesco. Messa alle 9 di oggi con dedicazione dell'altare di questa chiesa, cattedrale della più antica diocesi eretta sulla terraferma americana. Quello di oggi, riflette Francesco più di mezzo millennio dopo, è un mondo che cambia e mette in discussione tutto, anche la praticabilità della missione. Il Vangelo racconta di Gesù affaticato e seduto accanto ad un pozzo che chiede da bere a una donna samaritana. Sono tutte situazioni che ti tomano la vita, ti tomano l'energia. La missione, commenta Francesco, ti prende la vita e le energie, anche se la mentalità efficientista nostra non sa contemplare in realtà Gesù affaticato. La stanchezza più sottile però da cui Francesco intende mettere in guardia è la stanchezza della speranza di una chiesa ferita dal suo peccato che non ha saputo ascoltare tante grida d'aiuto. Il grigio pragmatismo in cui tutto procede in apparenza normale ma la fede si consuma fino al punto di darci cittadinanza nella Chiesa alla peggiore eresia. Che il Signore e le nostre comunità non hanno già nada che dire né apportare. Dio e la comunità cristiana non avrebbero più nulla da dire e da dare al mondo di oggi. Segue il rito solenne di consacrazione ed unzione dell'altare, in cui da oggi sono deposte le reliquie di due santi che certo han conosciuto la fatica del non risparmiare energie per il Vangelo. Papa Wojtyła, che venne qui 36 anni fa, e Sant'Oscar Romero.